Quanto guadagnano i membri dell'Isola dei Famosi? Svelati i cachet. Ecco quanto guadagnano Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari e gli altri componenti dell'Isola dei Famosi. Il reality show L Cancelletto Isola dei Famosi è uno tra i reality più seguiti della storia. Questa edizione dello show incentrato sulla sopravvivenza sta facendo emergere numerosi altarini in merito al dietro le quinte dello spettacolo. Dopo la questione del Cannagate che ha posto in cattiva luce la produzione del reality e, soprattutto, la conduttrice Cancelletto Alessia Marcuzzi, un altro gossip sta circolando in rete. Più che un gossip vero e proprio si tratta di una curiosità che da sempre ha destato attenzione da parte del pubblico da casa. I compensi del cast dell'Isola dei Famosi. La domanda che molti si pongono è, quanto guadagnano i membri dell'Isola dei Famosi? Il pubblico è curioso di sapere qual è il cachet che spetta alla padrona di casa Alessia Marcuzzi, agli opinionisti Cancelletto Mara Venier e Daniele Bossari e, infine, a tutti i naufraghi sbarcati in Honduras. Ebbene, da un po' di tempo a questa parte sono emersi i risultati inerenti a questo argomento. I dati che sono venuti fuori hanno lasciato senza parole i telespettatori che, nella maggior parte dei casi, reputano spropositati i compensi destinati a ciascun componente del cast. Partiamo con quello che sarebbe il guadagno percepito dalla conduttrice. Alessia Marcuzzi pare che percepisca 90.000 euro lordi a puntata pari ad un guadagno complessivo di circa 900.000 euro totali per tutto il percorso. Per quanto riguarda i due opinionisti, invece, pare che percepiscano di meno, Mara Venier 50.000 euro a puntata mentre Daniele Bossari 30.000. Ma non è tutto, sono emersi anche alcuni dati relativi ai compensi dei concorrenti sull'isola. Come sempre, tali compensi sono proporzionati alla notorietà del VIP. Quando partecipò Simona Ventura, infatti, pare abbia chiesto ed ottenuto circa 500.000 euro totali per la sua partecipazione a reality. Quali sono stati i concorrenti più pagati? Qualche tempo fa pare si sia consumata una lite tra Elena Morali e Bianca Azzei, le due litigavano sui loro rispettivi compensi e sul fatto che la cantante percepisse il compenso più alto di tutti. Stando agli ultimi rumors pare che i cachet dei naufraghi si aggirino, a seconda dell'importanza e della notorietà del personaggio, tra i 10 e i 50.000 euro a puntata. I concorrenti più pagati di questa edizione risulterebbero Eva Enger e Francesco Monte i quali, infatti, sono stati i protagonisti del Cannagate, fenomeno che ha generato molto sgomento. Voi cosa ne pensate? Vi sembrano appropriati tali compensi?